Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera Gabriel, che bellissimo. Jules al suo. Sì! Ah, scusa. Che cosa? Stai finendo? Scusami. No, grazie a tutti per donazioni su Resum, come sempre. Stasera saranno mutate come sempre perché registriamo come sempre. Dica. Sì. Sì, volevi dire sì? Volevo pompare la gente. Quelli che pompano il pubblico prima degli show. Pa 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 pa. Cos'è Shrek? Cos'è? Come Shrek? Il finale di Shrek. Ma no, è Are You Ready for This? Al massimo Space Jam. Ah, giusto. Che mi ricordo sempre questo numero musicale dove ballano tutti alla fine. Ma... è Bollywood quello. No, mi ricordo. Come? No? Io mi ricordo che ballano alla fine di Shrek ogni volta. Alla fine del 2, sì. Sai che alla fine dell'uno non mi ricordo. E adesso non ti. Alla fine del 2 ne sono sicuro. Anche nel primo. Anche nell'uno, vedi? Non me lo ricordo il Mi ballo del ricordo questa 2. cosa. Pensavo fosse quella la Dell'uno. musica, no? Tre oggetti rimanenti. Oh! Dai, grazie a tutti. Vi ringrazio Gabriel, che è una persona a modino. Ed è anche un comodino. L'ho Un visto po' io. basso? No, Tu no, però lui su proprio PS? di solito la sera si va a sedere di fianco ai letti e sostiene gli oggetti che le persone che dormono nei letti poggiano su di lui. Si accuccia proprio. Non è importante l'altezza. Grazie a tutti, grazie. Ti ho stupito con questa Non ho cosa. capito niente. Il comodino. Ah! No, ti giuro, ho fatto Non fatica a è. capire. Vabbè. Io Nel il primo server è c'era I'm a pronto. Believer. Arrivo. Com'è che era? Mi univo? No, aprivo il I'm a gioco. believer, ecco qual era. Ah, giusto che cantavano. Però cantavano. Non era proprio un ballo. Sì, beh, c'era Pa, tutto pa, il pa, pa. flash mob Esatto. finale. Che ballano, io penso veramente a Bollywood. Sai che non trovo il gioco? Dov'è? Eccolo qua, The Watchers. Io penso proprio a Bollywood, tipo The Millionaire. Grazie Thanos per il ride. Ma credo che Slumdog Millionaire sia tutto fuorché Bollywood, mi Beh, il sa. finale è Però. Bollywood. Ah, beh, quello sì. No, ma non è il finale Bollywood, è lui che si immagina a ballare con lei, se non mi ricordo male. No, nel finale c'è tutto il cast che balla, proprio come un film di Porca Bollywood. miseria. Porca Beh, l'hanno fatto così. miseria. Ok, unisci una partita. Questa è la partita. E non riesco a trovare. Adesso vi faccio vedere che come al solito va a 6 frame. Ma hai creato il server? Sì. Io non lo. Perché sono in Russia da cercarlo. Aspetta. Non credo. Attendi. Eccolo qua, unire. Al santo cielo, quanti scatti. Ecco, Ecco qui. parti perché. Continua. Continua. L'avventura continua. Grazie a tutti, ragazzi. Vi ringrazio il buon Gabriel. Io ho 6 frame. Cerco di. Azza, non parte. Ok, è partito. Recco. Attendi. Siamo fluidi, siamo fluidi. Ciao, Eccoci. Luke. Ciao, mi saluti, Luke, anche tu, per cortesia. Ciao Luke. Grandissimo. Da quant'è che non lo senti tu, Luke? Vado, beh, da sempre. Vabbè. Gatto, ho scoperto una cosa che non sapevo. Dimmi. Premi il tasto destro. Lo zoom. Non lo Ma sapevo. sì, l'avevamo notato, sai cosa? Adesso ti ricordo anche come. Se zoomi ti sfoca le cose. Questo è un dettaglio che ti dovrebbe far Oddio. ricordare. Tra Ne l'altro avevamo sfoca, parlato. censura le cose perché Censura sfoca. proprio, sì. È Che terribile. merda. Vabbè. Ok. Era di qua, Ricordo. no? Cazzo, sì. Aspetta, non lo so. Aspetta, andiamo di qua intanto, poi vediamo. Mi pareva fosse di qui. Grazie a tutti, vi ringrazio il buon Gabriel, fa le mie feci. Bravo. L'hai Dove sei sentita? andato? Sono salito. Cioè, qua. Qui l'abbiamo Ok, fatta, no? Questa. no. Pareva anche a me. No, aspetta, c'era quell'incubo. C'era. Mi ricordo un incubo. Un Mi ricordo. incubo. Sì, un incubo da fare. Oddio. Forse iniziava. Non sono in casa. Dall'altra parte di questa parte? No, non credo. No. Eccola qua. Vieni.
Una porta anche di qua. No, no, indietro, indietro, qua. Ti ricordi qui che c'era anche tutto il trick da fare? Accendi, spegni. O quello l'avevamo già fatto? Ok, adesso mi ricordo. Oh, merda, no. Quello che mi stavo per mollare il gioco. Ma l'hai già preso? Non l'ho preso, okay. Cretino. Ero anche partita la frase, non so. Scusami, scusami. Allora. Cazzo. Ah, giusto, che qua bisognava chiudere la porta al volo. Che non abbiamo capito come e perché. Sì, si chiude la porta, poi ma qua si ce n'era uno, ce n'è uno qua. Bisognava chiamarlo e tornare indietro. Sì, bisogna lui fare il giro largo. Tu da qui lo chiami. Tipo da qua. No, l'avevi fatto tu, l'avevi fatto tu bene quel lavoro lì. Poi di qua, e poi di qua c'è il bivio di Enrico Ruggeri. E un... Poi diventa un casino. Qua quello sì. Con i tasti nella qua stanza. Sì. Allora, io direi di arrivare fino a qui per vedere dove sono piazzati e poi piangiamo assieme perché non so. Ci sono troppi tasti qui. Beh, intanto prendiamo il telefono. Dai, arrivo. E poi Shining. Ah, santo cielo. Telefono rosso tra Casa Bianca e Cremlino, mamma mia. Cazzarola. Picchia. Sì. Sei tu? Perfetto. Sì. È diventato il doppio da quando lo tieni in mano. Non vedo niente. Beh, un telefonone. Non vedo un cazzo. Vai, di qua, di qua. Vai. Sì, ma guarda che li attiri. Non c'è nessuno. Dimmi quando appollaiarmi. E? E quando chiudere la porta. Ah, aspetta. Ma è venuto da me. È venuto da me. Niente, perfetto. First try. Perché ho corso. Ho sbagliato, mi sa. Prendi il telefono? Sì, stavo sorseggiando. I need your help here. No, mi... Thanks. Yeah. Ma poi te lo devo far vedere, diventa veramente quasi il triplo quando lo tieni in mano, è bellissimo. Diventa gigante. È uno, è il telefono quelli lì che usavano... Ho sbagliato. I telefoni scherzoni che usavano per la prospettiva nei film comici. È quello di Scrubs, quando c'ha il cornettone enorme sì, che fa. Esatto. Ok. Dimmi quando ci sei. Ci sono. Qua ce ne sono due molto vicini. Devono correrti dietro entrambi. Ok, arrivano. Ok. Vai. Ok. Si corre, vieni. Ma devo correre anch'io? No. Oh. Ma io me li sento col fiato sul... Non vedo un cazzo. Ma io li ce li ho col fiato sul collo, Karim. Preso me. No, no, non bisogna correre lì. H. Usa la torcia. Ti posso far vedere questa cosa qua? Prego. Vedi con te? Sì. Guarda. Beh. Usa la torcia. Secondo allora, dobbiamo correre a merda. Secondo me non bisogna correre invece. Vai. Vai che cerco di fare... Dimmi quando ci sei. Grazie a tutti nel frattempo. Ci sono? Allora, usa la torcia. Qui c'è una stanza. Secondo me è solo per attirarli la torcia, eh? La butto lì. Sì, ci sta, per carità. Però... Anche perché non c'è modo di andare oltre. Non c'è proprio modo. E poi ti dice di chiudere la porta, quindi sicuro è per quello. Per rallentarli e poi correre. Vieni via. Non vedo niente! Ma usa la torcia, cretino! Lo spento. Perché... Beh, vai, prendi il telefono tu, va. Qua. I need your help here. Perché pensavo di farla stealth. Non so perché. No, ma perché i due vecchi occupano l'unico passaggio che c'è, quindi bisogna toglierli. Certo, però pensavo di... ti ricordi quando l'abbiamo insospettito e poi siamo riusciti a sfuggirgli? Così bisogna fare. Quando lui si incastra nella porta, noi dovremmo già essere molto avanti. Tu magari parti un po' prima e poi ci accucciamo all'improvviso e lui dovrebbe perdere l'aggro. Però non ne sono sicuro. Non lo so, secondo me nel momento in cui inizi a correre ti fottono. Come la missione, una delle prime missioni, ti ricordi? Quella lì del legio. Che dovevamo saltare e far rumore. Però dopo non dovevamo correre. Saltavi e facevi rumore. Però lì c'erano le... Aspetta.
Secondo me, una volta che arrivi qui da me, non devi. Allora, una volta che ho chiuso la porta, non devi più correre, ma accucciarti e camminare con calma. Dici? Allora provo. Secondo me è così, perché sennò non perderanno mai l'aggro. Aspetta, aspetta. Chiudi la porta. Ma questo qui non è partito, però. No, cioè, no, ho tirato devi, solo l'altro. Devi usare. Secondo me. Devi usare la torcia per quello in fondo e poi sparire. No, ma la torcia fa l'aggro subito, eh. Non è che attiro l'attenzione, fa subito aggro. Sì, quindi... lo so, però lui ha l'aggro, ma poi dopo magari ti perde di vista dopo la porta, non lo so. È quello che ti dico. Tu quando chiudi la porta, dopo tipo un secondo parti a correre anche tu, se no rimani troppo indietro, capito? Eh no, era evitare di correre entrambi, perché secondo me più corriamo, peggio è. Ma se lui supera la porta e viene da te, ti prende, perché tu sei sotto una luce. Non puoi nasconderti tu da lui. No, quindi beh, vado oltre, certo, sì. Dobbiamo... Vai. 3, 2, 1. Parte subito l'ago, provato ad accendere spegne. Vai. Chiudi. Vieni. Ok. Ti tocca partire un po' prima. Ma se io chiudo, non tengo chiuso, lui gli riapro praticamente, è inutile. Dici? Certo, mica è pirla. E allora è per quello che secondo me, una volta chiusa la porta, è fatta. Allora, no vabbè, devi farlo tu, ho sbagliato. Aspetta, riproviamo. Accendi? Perché proprio non c'è modo di fare niente, perché sono lì davanti, due, per l'altro. Oh, buonasera! Perfetto. Ci ha preso entrambi! In faccia mi è arrivato. Ok, fai tu, fammi riprovare. Ok, vieni da me. Mamma mia, ma sono qua con questo telefonone. Di grandissimi scherzi. Piano, prego. Piano. Vada. La stanza centrale è fasulla. Non secondo neanche. Me ha un senso invece, perché c'ha le finestre e tutto. Però boh, non lo so che cos'è della stanza centrale qui. Chi è? Sono. Porca troia. E niente. Ah, ho aggirato quello sbagliato. Rifacciamo. Perfetto. Mica tanto. Ok. La distanza di sicurezza. Si toccano. Perché qua, vedi, c'è una finestra che dà in questa camera, ma non si vedono loro, quindi non puoi attirarli da qui. Ci sei? Vai. Provo a camminare nell'oscurità. No, niente, vedi, mi prende. Eh no, perché l'aggro è parte a mille, parte. No, ma allora... secondo me bisogna... C'è un enigma. Per me bisogna correre. Più che altro... Ci sei? Ok. E lui è qui. E ci ha visti. Perché? Buonasera. Perché, perché non eri accucciato. Ti ha sentito. Se dovessi entrare nella stanza... andiamo un attimino a guardare meglio. No, non si può entrare nella stanza. Sono solo finestre. Certo. Di qua, anche di qua, c'è. No, non c'è modo. Niente. C'è uno e qui. Questo pulsante qui chiude semplicemente quella porta. Ma se io illumino qui, non ho provato ad illuminare da questa finestra, ho provato da quella. Aiuto. Okay, dici? E non vorrei che arrivasse da lì. Vabbè, proviamo, guarda, facciamo delle prove. Solo che minchia. Ripeto, secondo me correre non è la via. È possibile, perché c'è una porta da chiudere. Che paura, l'ombra. Allora! Ero lì. Oltre ad accendere, salti anche da dietro la finestra. Spegnila un attimo, che se no rischia di aggrarsi questo da di qua. Ok, accendila qui. Provo da qua? Da qua. Tu prova ad giusto, beh, andiamo. Allora, è venuto verso di qua. Però, è un problema. Però è stato aggrato e ha fatto qualcosa. Sì, però da lì dove dovresti esserci. Non lo so, pulsante. A meno che non stai nell'ombra, prova a stare nell'ombra. Tipo sai nell'angolo cosa? Lì. Forse lo inizi ad aggrare nella prima finestra. E tu chiudi la porta. No, e no. Allora, lo aggri lì. Sì, così. E poi vai, cambi finestra. A parte che non lo sto aggrando, Prima che chissà che l'hai aggrato tu col suono. Ma ero qua. Ti è aggrato adesso. Non so. Eccolo qua che arriva. Cerchiano, no? Perché il tasto... Cioè, dice proprio usa la torcia, il consiglio.
Non ero cucciato, ah, dici per quello? Non lo so. Ah, dici di aggrarli e tornare qui indietro? No, non ha senso tornare qui indietro. Secondo me, per come sono stati pensati i livelli finora, correre non è mai la soluzione. Sono d'accordo. È per quello che sto cercando... Che, allora, se io li riuscissi a vedere dalle finestre di questa stanza qua, capirei. Ma non perché li vedo. È strano che, questa, che ci siano appunto delle finestre... E la luce passa, vedi? No, no, ma infatti... Poi, l'ho aggrato io con la torcia o l'hai aggrato tu camminando prima? Bella domanda. Che cazzo, perché, quante più che altro qua, fare? Più che altro qua c'è una c'è un buco solo di, cioè, di luce. Poi se provo, se qua... provo ad andare un attimo giù a vedere se c'è poi modo di fare le cose di co... No, poi si entra direttamente nella stanza quella terribile. Ma poi considerate, ragazzi, che quello che ha in mano l'oggetto non può non vede niente senza la luce. No, e tra l'altro serve per forza avere una torcia accesa, perché altrimenti non si vede nulla. Esatto. È proprio una stanza quadrata, questa qui non si fa un cazzo. Vai, proviamo a farlo col telefono, solo che morca. Proviamo puttana. Ancora e se non va mi faccio uno spoilerino, piccolino. Va bene. Vai. E qui, no, aspetta, qual è il piano? Devo riprovare con la torcia dalla finestra. Ok, va bene, cucciati. Vedi che non vedo. Di qua a destra? E poi magari usa la torcia, il consiglio è usa la torcia perché non si vede niente, ti immagini? Beh, ok, fermo. Aumentare la luminosità del gioco, beh, un buon modo per disinstallare il gioco, volevo. Vedi che non è la torcia che li attira? Non è la torcia. Le finestre sono fasullissime. Però passa la luce. Aspetta, vediamo così. No, passa la luce, ma loro non sono alla finestra, gatto. Se fossero alla finestra gli arriverebbe, ma sono da tutt'altra parte. Quindi c'è un solo modo per farlo, uno solo. Non l'ho aggrato. Ah, dimmi quando chiude la porta. Chiudi. E vedi che poi dopo, una volta che tu gli apri la porta, lui ci vede bene. Dove vai? Ho sbagliato strada, gatto. Che non vedevo niente, c'è la torcia. Ce l'hai lì? No, è com'è? C'è un altro davanti, ma scusami. C'è un altro davanti. No, vedi, appena corri, ti corrono... Mi spoilerò un attimo. Vai, prova a vedere. Ho sbagliato strada. E se era lì che correva contro il muro. Ah, Gabriel, dov'era? Gabriel mi aveva linkato. Adesso che me l'ha linkato 6 settimane fa, perché eravamo diventati super pro e non c'era più bisogno, no? No, ragazzi, se resto sulla pedana, mi vede, perché la pedana è sotto una torcia. La pedana è sotto la luce, quindi ti vedono subito. Anche se stai inseguendo gatto, cambia l'aggro che prende me. Il tempo di... cioè, Gabriel nudo. Eccolo qua. Allora, dal 7 al 10, quindi figurati proprio i livelli che ci servivano. Ok, non vedo un cazzo neanche del video su YouTube, quindi figurati. Ok. Allora. E non riesco a trovare il momento in cui parte, però. Ok, gira a destra. Va praticamente a piazzarsi al pulsante. Ok. Allora. Io non vedo niente, quindi sì. Devi proprio per filo e per segno. Avevo ragione io. Ok. Ma io non so come hanno fatto. Passami il video. Almeno è un... te lo passo. Su TS? Sì. Ok. Allora, circa 6 minuti... Allora, 6 minuti e 53 ce l'hanno fatta. Quindi a 6 minuti e 30... circa. Madonna, è tutto nero l'anteprima. Tutto nero. Praticamente, okay. Vi spiego quello che ho visto.
praticamente lui lo attira con la torcia e poi gattona fino ad aver superato la porta senza correre. Ok. E poi gli chiude la porta e con calma gattonano via assieme. Ma quello lì corre veloce. Aspetta. Sì, devi usare la coccia mentre sei cucciato, la torcia mentre sei cucciato. Però comunque quello lì corre veloce. Manca il pezzo di dove si è accucciato. Secondo te, a che punto del corridoio si è accucciato dopo che l'ha tirato con la torcia? Subito, secondo me subito. Subito? Cioè, allora, lui è venuto qua, guarda. Ha fatto Gangi Bangi e poi ha iniziato a camminare subito verso di qua. Ma così facile? Beh, proviamo. È per quello che mi fa strano. E il problema è che quando io accendo la torcia per attirarlo, lui corre. Corre subito. E lui è folle, sì, certo. Quello è il problema. Beh, è pazzo. Cretino, dovevi andare tu, vabbè. Lui è incazzato come una bestia, poi. Vabbè, ormai sei esperto. Ma lasciati pure la torcia accesa, tanto ci vedi. Cioè, così almeno ci vedi. Okay. È il vantaggio della vista. Vai. Abbiamo guardato solo questa parte qui, e non tutto. Ok. No, sta correndo, gatto. Tu ce la fai. Ah no, non è vero. Ha solo lo scatto iniziale? Chiudi. Ecco, ho perso l'aggro. Andiamo. Ma porca puttana, vedi? Ma non è possibile, perché vabbè, per forza. Perché dobbiamo muoverci un po' prima. Dobbiamo farlo prima. Gatto, okay. Allora, okay. Con tutto il bene che posso volere a questo gioco, le altre volte a quella distanza lì accucciarsi non ha mai funzionato. È un centometrista. Perché funziona questo adesso? Qui. Allo scatto, ma non è un maratoneta, giustamente. Cioè, io vorrei capire questa cosa. Cioè, hanno messo uno un po' stanco. Ho capito. La meccanica rotta così per questo livello. Cioè, io me la devo inventare. No, allora, c'eravamo arrivati da soli. Semplicemente non funzionava. Abbiamo avuto la nostra conferma a posto così. Adesso andiamo avanti. Prego. Noi siamo sempre stati accucciati. Dimmi... Non è vero, tu sei corso come un pazzo. Negli altri giochi, dico. Negli altri enigmi. Negli altri enigmi. Sei? Sì, vai. Vabbè. Adesso credo mi abbia proprio visto. Infatti. Perché Madonna. Si è girato, ha fatto un 180 paure e ho detto, ok, mai visto qui. Proprio easy. Grazie a tutti per la donazione del super sub. Vi ringrazio il buonissimo e bellissimo Gabriel. La parte di supporto che Gabriel non lo vede, lo ringrazio io. Bella raga. Ho fatto esattamente come prima, ma ho fatto 180 e mi ha visto. E non so. Quando ci sei? Vai. Ho visto bello partire. Non funziona più. Prova tu adesso. Non funziona più. Prego. Anzi, lo sto facendo anche più stealth di prima e non funziona. Ma tu sei andato già cucciato? Sì, sono andato cucciato. Mi sporgo, mi muovo proprio lateralmente. Guardo già il muro, no? Okay. Guarda me. Sì. Mi muovo lateralmente, faccio e vado okay. via. Ok, vai. Però una volta ha funzionato, due no. Che ne so. Questa scorreggia. Vai. Ok, ha corso. Però una volta ha funzionato, quindi dobbiamo capire. Dobbiamo capire la gabola. Vai tu. La prima volta ha funzionato, quindi vuol dire che c'è un metodo. Ma l'ho rifatto uguale. L'ho rifatto uguale tre volte. Non so. Non stiamo correndo dopo la torre. Ma tu correvi dopo la torre? No, assolutamente allora. No. Gatto, li hai attirati perché hai corso? Non ho corso, ragazzi. Io non ho visto, quindi... No. Troia non l'ho attirato. No, niente. Adesso ho anche spento la torcia, dopo che l'ho aggrato ho spento la torcia. La prima volta l'avevi spenta? No. Ma allora ti giuro, ho rifatto uguale a prima. Mm.
Forse devi accendere la torcia, aspettare. Oh, no, ho camminato. No, ma ha visto la torcia. Forse bisogna accendere la torcia, spegnerla e poi dopo aspettare un secondo prima di muoversi proprio. E no, ma guarda, io non vedo neanche che lui si gira, talmente faccio destra-sinistra, okay. Ma comunque arriva correndo, quindi proprio... Non dobbiamo correre. Abbiamo visto il video, non è... Dimmi... Vai, su. Niente. No. Vedo proprio anche illuminarsi la candela che arriva, però riprova tu, vai. Ci provo io? Sì. Perché mi sto togliendo la felpa. E porca miseria, il walkthrough fa vedere la parte inutile. Sì. Poi loro... Cioè, cos'è? È una guida? Perché loro non faranno la prima botta. No, credo sia una guida, sì. Prova. Ok. No. Partito correndo, eh. Però com'è possibile che abbia funzionato prima? No, infatti c'è qualcosa, c'è qualcosa. Sì, esatto, provo un accendi spegni e poi dopo aspetto. Fenomenale sta tazza comunque. Ah, ecco, nel video precedente facevano tutti i tentativi. Quel video hanno tagliato i tentativi per non farlo ripetitivo. Bastardi. Ci sei? Vai. Mi troppo velocemente da accucciate, come faccio? Figa, mi corre velocissimo. Però è partito un po' più lento, effettivamente. Aspetta, riprova. È partito correndo dopo tipo un secondo. E prima invece partiva subito schizzando? No, non ci ho fatto caso, adesso ci faccio caso. Adesso si è girato, ha fatto un passo e poi si è messo a correre. Sono. Vado? Vai. È uguale no, a prima. No, no. Ma devo tenere accesa la torcia, forse? E io lo tengo accesa. Cioè, quando ha funzionato l'ho tenuto accesa. Vai. Ma mi sembra strano. È una tazza che tiene caldo il biberozzo. E... Poi ve lo spiegherò con più calma. Non è la sera giusta, lo stavo dicendo a Karim in realtà... Me l'ha tenuta calda fino adesso e io mi sono fatto alle 8:30 la cosa. La camozza. Sono. No. Riprovo, prendi il telefono. Dovresti spostarti, se si gira ti vede. Ho capito, come faccio? Deve comunque... La torcia non la può far andare dietro l'angolo solo con la mano, come si dovrebbe con... Prendi il telefono? Sì. Tanto la guida non si vede un cazzo, mannaggia. Mettiti all'angolo. L'angolo è piccolissimo comunque, ragazzi. Non è che c'è una posizione giusta o sbagliata. Cioè, sì, c'è sicuramente, ma non dipende da noi. A tirare con il rumore? No, secondo... perché col rumore poi le aggri entrambi. Devi aggrare solo uno con la torcia, perché se aggri quello più vicino è finita. Vado? Vai. Partito come un razzo. Non ne ho idea. Sì. Però noi l'avevamo visto partire come un razzo la prima volta, ti ricordi? Ma l'aveva rallentato. Non ne ho idea. Attraverso la finestra ci abbiamo già provato. No, l'abbiamo già provato anche ad andare al buio, ragazzi. Sì, abbiamo già provato tutto. Stessi, perché veramente non riusciamo. Cioè, credo che sia solo questo il modo. Cioè, non... Allora... Provo a capire di più. Sto cercando anche di andare... di far vedere il minimo indispensabile di torcia per essere già dietro il muro, ma non riesco. Cerca un'altra guida. È come se fosse pieno di gente che gioca The Watchers. Il problema è quello. No, non si può far vedere solo la torcia e tu stai dietro il muro, perché l'avremmo fatta.
sicuramente l'avremmo fatto. Il suggerimento è usa la torcia. Abbiamo anche guardato in realtà i ragazzi che l'hanno registrato, però purtroppo questo walkthrough non c'è particolarmente utile perché fanno quello che abbiamo fatto noi. È partito a razzo. Ok, non fa rumore. Nel senso che devo fare rumore io. Ma prima non ho fatto rumore io. Cioè, il first try era perfetto. E non so perché. Perché sto facendo la stessa cosa tutte le volte. Si è buggato? No, perché? Allora, adesso provo a fare un'altra cosa. Lo attiro con la torcia, poi corro. E ti cucci. Appena giri l'angolo, cucciati. È proprio così. No, perché attiro anche secondo. L'altro, infatti. La miseria. Madonna. Nel video quello senza telefono li aggra con la torcia e si nasconde nella stanza del telefono dietro il mobile. Nella stanza del telefono. No, dietro il mobile, qua c'è il mobile. Ma dietro il mobile come cazzo faccio a nascondermi? Si può? E a che serve chiudere la porta allora? No. No, a parte che non si può nascondere dietro il mobile. Al massimo davanti al mobile. No, non possiamo correre, ragazzi, perché si attirano entrambi. Correre non si può. Proprio. E dobbiamo anche muoverci prima che lui torni al suo posto. Prova ad andare dritto. Beh, io quello sto facendo. Cioè, no, dritto non da me. Vai dritto dall'altra parte, io chiudo la porta. Cioè, io chiudo già la porta, guarda. Orca troia! L'hai creato tu? Eh sì. Ah, ok. E niente, cazzo, non... Non può camminare senza usare la torcia così da tirarli senza correre. No, effettivamente c'è adesso, una lampada qua. Adesso vedi? State dicendo cose logiche e non va bene. Non dite cose logiche che non va bene questo gioco. Effettivamente qua c'è una luce. No, ma gatto, a me prendono qui, Cioè, anzi, qui tipo. E non mi fanno neanche girare l'angolo. La luce? Non devi girare l'angolo, devi andare dritto, secondo me. No, non arrivo neanche a superare questo pezzo, non ci arrivo proprio. Però la prima volta ce l'hai fatta senza problemi, e sei arrivato so fin perché, da me. Non so perché. Che vuole da me? Che ha preso te? E che cazzo ne so. Non possiamo correre, ragazzi, non possiamo correre. Correre non ha senso perché non possiamo attira perché secondo. Li attiriamo entrambi. Aggirare il contrario, nel senso quello col telefono all'angolo si mette... Non posso... Non posso. Prova tu. Quello col telefono nell'angolo si deve mettere ora quello con la torcia per poi prendere l'altro Viagra col telefono, no. Vado. Dimmi quando ci sei. Provo ad andare in diagonale. Ci sei? Vai. No. Possibile che si sia buggato l'agro? Non lo so. Cioè, e sarebbe strano la prima volta. Accendi la torcia prima di girare l'angolo. Se io giro l'angolo con la torcia accesa, risveglio quello nella nicchia. Questo qua. Che ce n'è uno qui. Non va bene. Perché è inutile. Io ti giuro, a volte accendo la torcia che io non vedo neanche lui girarsi, ma comunque corre. Proprio non è che non mi vede. Sì, mi sì, vede siamo alla grande, ma... Sì, è sempre capocciato. Non è che siamo stupidi adesso, eh. Ok, tutto, però... C'ha tre tasti sto gioco, alla infatti. Fine. Perché c'ha... Va bene, grazie. Alexa, stop. Cazzo vuole? Mi spiace, non lo conosco. Si chiama, che vuole? Si intromette. Karim? Stavo facendo le prove. Ah, ok.
Usa la torcia, dice il consiglio. Non ne ho idea, Jellyfant, se è meglio andare cucciati lateralmente o dritti. No, non ragazzi, lo so. Il mobile, cioè il mobile con la lampada non ci si arriva perché ti prende molto prima. Sì, sì, ma ci molto prende prima. Cioè... No, ma poi è arrivato fino da me. Poi è arrivato fino da me, non è un problema. Si fa. Cioè, non so come abbia funzionato. Giuro, non so. Può essere bugato un po' sulla distanza lagro. Prova ad attaccarti al muro dietro e proviamo. Prova muro dietro. Quello alle tue spalle. Ma in realtà il corridoio è molto stretto, quindi... Non lo so, tu prova a premere un po' di S. Che vuole? Da te? Sì, da me. No. Adesso provo ad andare lateralmente, sai? Ci ha provato. Ci ha provato? Sì, ci ho allora provato io. I need your help here. No, la guida non si capisce, non abbiamo perché capito purtroppo un cazzo. Il punto di vista della guida è di chi tiene il telefono e non di chi usa la torcia, purtroppo. Che palle, l'antico vinaio. Mi hanno messo l'hype, aspetta, per questo antico vinaio, dimmi. C'è la tecnica del salto, proviamo. Ma non credo sia aspetta. Quella, vai. Ma anche quello vicino, L'altro si è aggrato? No. Allora non si... Cioè, aggra soltanto il primo, che non va aggrato, tra l'altro, quello lì. No, mai. Ma sei venuto fino a qua tu? Buonasera. Da te. Aspetta. Come? Aspetta. No, a sto giro è proprio impossibile. Ero dietro l'angolo. Cioè, l'ho attirato che io manco lo vedevo lui e mi ha preso come... Ho provato anche a vedere che poi dal punto di vista del giocatore con la torcia, ma si interrompe prima, infatti. Aggrandoli entrambi, loro corrono entrambi, si rallentano a vicenda. Potrebbe essere. Non è che per errore gli hai svegliato anche il secondo con la torcia? Non guarda, lo ti so. faccio vedere. No, non credo comunque. Perché tu magari la prima botta, per puro caso, hai fatto tac, e mentre ti allontanavi hai fatto tac. No, me ne accorgerebbe. E no, gatto, guarda, io veramente faccio dici. La prima volta magari hai fatto wow. Proviamo, tanto che ci costa. È la sanità mentale, dico. Tanto ormai è andata quella. Mi ammazzo io stanotte. Vai, cioè, più che altro quella sincronia da fare mi sembra da follia. Sì, forse si è buggato sul serio e possiamo uscire e rientrare. Immagini. E ridere. Che cazzo, poi dopo sempre... No, secondo me no. Grazie a tutti e due. Boh. Io ho fatto un 360 con la mano. Niente. Dopo averli aggrati, uno corre verso la porta e l'altro gli ha chiuso in faccia. In quel momento entrambi si cucciano e vanno verso il corridoio. Non ho capito, ripeti? Devi correre fino a oltre la porta e poi cucciarti. Non dobbiamo più correre. Ah, dici che perde l'aggro? Il problema è che parte anche il secondo. Il secondo è troppo vicino. Sì, però noi gli sbattiamo la porta in faccia. Proviamo. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1. E poi 3, 2, 1 a te. Ok, non l'hai aggrato, Ho aggrato, mi sa, quello vicino. E infatti, perdo, ho aggrato solo uno. Sì. Ah, rifaccio. È venuto da me. Ah no, è venuto da te. Sì, eri da me. Ero lì. Vai. Purtroppo, come sapete, la chat non la leggiamo, però può capitare di perdersi qualche messaggio. Siamo anche concentratissimi qui a... Sì, veramente, stiamo impazzendo. Ogni due secondi. Allora faccio tutto, accendo torce e corro, così li attivo entrambi. Salta. Pronto? Dai, vai. Ok, chiudi la porta. Cucciati. Andiamo. Ti sta correndo in culo, andiamo via. Andiamo via, cammina. Ok. Oh, ha funzionato. Grazie.
Ok. Ma tu avevi corso prima, scusa? No. E come cazzo hai fatto? Non vedo niente, ok. Ok. E guarda okay. Che qua sotto ce n'era. Il problema è che adesso non sappiamo come funziona questa stanza. E intanto capiamo quanti ce n'è dentro. Ce n'è uno lì. Dove vado? Si muove, devo vedere se si muove. No, non si sembra. Muove. Però noi come possiamo... Ok. Vieni dove sono io. Sono. Oh, stregheta, quello lì sì che si muove. Oh, no. Ok. Ma noi dove dobbiamo andare? Da quello lì? Vieni con me. Apri una porta. Ma che apri una porta? Ma non credo serva. Sono i tasti. Come no? Gatto. E dove sono io? Gatto, ci sono 50 tasti in quella... Allora, sì, perché... Dobbiamo guardarla prima, studiamo. Allora, prima, adesso che sappiamo quanti ce n'è, come sono messi, guardiamo. Ora. Era chiuso lì e io pensavo fosse per andare avanti. In mezzo ai tavoli non vi vedo, non ho visto. Allora, qui è chiuso. Perché questa è l'ultima porta, secondo me. Questa è l'ultima da aprire. È molto allora, possibile. Vediamo, noi siamo qua. Qua ci sono due tasti e un tasto. Ok, quale apri? Questo a destra. Okay. Che c'è lì? Una rosa. È un bug terribile. Prego, te la faccio andare a prendere. Vai a prendere la rosa. E allora... Che bug c'è? Inclinati verso la rosa proprio. Osteria! Che paura! Allora... Diciamo che quella stanza non serve? Lì no. Questa okay. La apre primo quella. E qui ce ne sono altre due, allora. Questa che fa? Apre questa dietro. Ce ne sono dietro anche. Aspetta. Tienimi aperta quella. E poi? Aperto. Ecco, io apro da questa. Da dentro lì tu apri quella. Io poi faccio così. Cosa ho aperto? L'altra porta alla tua destra. Prova ad andare lì. Ecco, adesso hai aperto me. E l'altro tasto? Ok. E bisogna ma fare che così. Cosa? Aspetta, hai aperto questa porta qua. Poi ci sono sempre due tasti. Uno che apre la tua. Aperto la tua? E uno che no. Aspetta. Adesso? Adesso sì. Ecco. E uno che apre la prossima. Perfetto, e questo apre? Quella finale. Perfetto. Aspetta bisogna che guardo, così. Orca, però ce ne sono altri due tasti dopo. Perché una devi farmi uscire. E poi dopo c'è il verso l'uscita. Santo cielo. Oddio mio, guarda dove siamo. Vabbè. Devi aprire a me. Sono due tasti? No, aspetta, ci sono due tasti, ma non so che servono. Prova a premerne uno. Eccola qua. Questo qui apre la mia. Però io sono chiuso fuori adesso. Cioè adesso non possiamo più rivederci. No, eccola qui. Sì, e adesso siamo fuori. No! Abbiamo vinto. Sì. Cosa c'è? Il telefono. Come torniamo indietro? Ah, dobbiamo rifare. Apri. E poi cosa c'è? E poi delirio c'è qui? No, c'è l'arrivo qua, per carità. Andiamo, rifacciamo il giro che facciamo prima. Non credo, però... Sì, perché di là dobbiamo ripremere i tasti, mica tasti, si capisce un cazzo. Vedi, qua, e poi dopo, tadan, con la nostra mamma. Sperando Sento non cielo. Ci siano più nemici lì sotto, perché veramente... Guarda. No, beh, non c'erano la volta scorsa. Infatti. Stai a vedere che la parte più ostica poi in realtà è una minchiata. Allora, quindi, la cosa che dov'era? Devi fare è il tasto a destra. Il primo, dove ci sono i due tasti dietro i tavoli, il primo apre la prima porta giusta e poi da lì easy. Easy mi è piaciuto particolarmente, va bene. Devo dire che la qualità degli enigmi sta calando a dismisura, io te lo dico. Ostia, stiamo diventando scemi, ma va bene. No, non è che sono più difficili, ma la qualità è una merda. Prima c'erano labirinti, cose. Non c'è neanche l'arredo. Non c'è neanche arredo in sostanza, è proprio finito. Vabbè, dai, è fatto con 2 euro sto gioco. Sai che dovevo fare? Correre. Aggrare con la torcia e correre, vai. E cucciarti dopo, Ci sei? Chiudi. Vieni fino a qui gattonando. Andiamo. Vai.
Non mi spingere. Ok, a posto, tranqui. Grazie per i sogni incubi della mia ombra. Vabbè, adesso abbiamo capito. E facciamo solo tanti easy. Per fly. Adesso spegnila. Ho detto spegnila. Sennò... Ma allora? Non vedo. Ma c'è quello lì. Bono, ok. Siamo allora, qua. Chi va prima? Vai tu? Vado io. Vai. Faccio casino. Tasto alla destra. E dove ci sono? Ho detto alla destra. Però è giusto. Sì, io l'ho aperto, ma tu lo vedi quello che ho aperto? Sì, c'è la candela. Ah, è vero che c'è la candela, guarda che storia. Ma sei scemo? Perché gli sei saltato addosso? Allora, tu non hai idea di cosa è successo. Io ero accucciato. Quando tocchi la sedia, si alza e si abbassa il personaggio. Ma capito, ma potevi camminare di fianco a me? Scusami, perché sei andato a disturbare il signore? No, io ho cercato di fare il suo pattern e ha fatto. È volato il mio personaggio. Super Mario è volato, che salta. È volato su una sedia, io non so. O cosa sia successo? Dove sono? Non vedo un cazzo. Accendi un attimo qui. Ok, ho capito. Non so cosa sia successo. Ha fatto su giù, però ho detto tanto la non mi vede. Rosa. Ci ho provato. Vai. Vai. Parti, parti. Mamma mia, come ansimano. Oh. Mi sento correre. No, fermato. No, tranqui. Quando ormai c'è un angolo di troppo non riesco a passarlo. Pronto? Ok. Grazie. Vabbè, dritto, devi andare. Vabbè, non so per quanto, però. Ok. Ah no, adesso ma lì non so cosa sia successo. Cioè, il personaggio ha fatto su giù. Allora, ci sei? Sulla sei gamba con della me? Sedia, sì. Passo allora attraverso il tavolo, ho capito. Bravo. Vai. C'è la luce apposta, voglio dire. Come negli aerei. Non puoi sbagliare. Vai. Aspetta, mi hai aperto quello di fianco a lui. Aspetta, se invece faccio così. No, aprimelo. Ok, escici, vai via. Chiudi. E non posso chiudi. Adesso ok, devi aprire me. Un attimo, mi ansima. Ho aperto? No. Ho aperto? No. Come? E quindi? Due tasti sono. Aspetta. Sei sicuro? Vai, esci. No. Come esci? Esci. Perché abbiamo sbagliato stanza. Esci e ritorna al centro del tavolo. Come? Senza premere i tasti. Sì, ritorna lì che non sono ti vedono. Sono al centro. Ok. Questo tasto cosa apre? Ok, una porta dietro. Ok, vai lì. Perché? Perché magari era la stanza sbagliata. Ecco, infatti adesso mi hai aperto. Però mi ha visto. Mi ha visto, però appena hai aperto la porta. Ma scusa. No, giustamente noi l'abbiamo provata. Quando non c'era. Scusami, ma la porta che inizialmente dove mi sono infilato, che cos'era? Probabilmente non è quella giusta. Ma perché cosa se dire, tu... no, perché io poi rimanevo bloccato lì, gatto. Ma c'è il trabocchetto, quindi. Vabbè. So io. Qui ci sono delle porte inutili. No, ma era giusto come stavamo facendo. Il problema è che quando tu mi hai aperto la mia e mi ha visto. Ho capito, subito. Ho capito. Quindi quello sei? Che non mi torna è perché c'è una porta in più. Vai. Chiudi. Un po' presto? Forse sì. No. No. Ok. È abbastanza scriptato, dai. Grazie a Frank per i 19 mesi. Che ho detto? No, vi ringrazio a Gabriel. Scusatemi. Deformazione professionale. Scusatemi. Grazie comunque. A tutti. Non solo a Frank. Allora. Boh. Allora, io ti apro la prima porta. L'ho fatto. No, che fai? No. Che mettiti dov'è? Nel tasto. Non lo vedo. Eccolo qui. Eccola qua. E c'ho il telefono. Ok, vai lì. E ti apro questa. È aperta? Sì, un attimo che vado. Okay. Aspetta, non lo chiudi. Gat, chiudi. Adesso passa attraverso e niente.
Devi aspettare. Come fa a vederti? Che vista periferica c'ha con sto cappuccio, sto vecchio? Cretino, no. Si gira. È quello che fa avanti e indietro. Quando fa indietro, io sono sotto le luci. Ok, capito? Ho capito. Fa la piroetta, fa. Devi solo aspettare un attimo che lui faccia. Che miseria, non vedevo mica visto la curva. Okay, il problema di aspettare che si giri è che noi non lo vediamo. Quindi il gatto deve chiudi. Noi siamo chiusi dentro una stanza e non sappiamo. Ma guarda che infatti mi sembrava che insistesse un po' troppo stavolta. Gatto lo vede, giusto, perché tu hai la porta aperta. Quindi tu Io lo vedo, Devi aprirla quando lo vedi. Quando vedo che è girato, certo. Zitti comunque, spioni. E fate fare la figura che è colpa mia. Prego. Vai. No. Vai. No. Vai. In realtà io ho detto vai, ma non volevo che chiudessi la porta. Però all'ultimo secondo ho detto merda, vuoi vedere che capisce, chiudi. E infatti sono rimasto castrato. Vai. Che miseria. Ok. Prego. E no, io non glielo posso dire quando gira il tipo, perché... Vai. Ecco qua, si è spento. Sì, dopo un po' smette di ansimare. Sì, proprio si glitcha e... Allora, fortunatamente questo qui sta fermo per i cazzi suoi. Lui è lì solo giusto per bloccare la strada. Allora, io vado qua. La cosa bella è che non li agga l'apertura di una porta magica. Ok, vai veloce. Ok, adesso la porta è chiusa. Quando è vicino a me, girato, tu apri. Quando si gira ti apro, non lo vedo. Ti ho aperto? Adesso premi l'altro tasto. Hai aperto la tua? No. No. Non è la tua questa, ok. Che ho aperto? Un'altra. Adesso io ti apro la tua. Apri. È aperta? No. Si è aperta? Adesso sì. Ok. Adesso tu vai al centro del... Aspetta, adesso aspetto che si giri, sto infame. Torno al centro, ok. Apri. Al centro, perfetto. Apro questa. Non vedo cos'è. Ok, di qua. Oh, santo cielo. Adesso una delle due, di due tasti apre me. Ok, fermo così. Io non vedo il tizio. Io ho paura che allora, se mi sporgo mi vede. Si sta per girare verso di me. Vai. Ok, premi l'altro. Apre. Non ha aperto niente, gatto. Come non ha aperto niente? Ah, vuoi vedere che ha aperto la porta finale? È probabile. Ah, merda, non la vedo da qua. Allora aspetta. Devo aspettare che questo se ne vada. Mi piace che guardino il muro. Cioè, veramente programmato col cazzo. Ma a noi va bene che guardino il muro, sti vecchi. Adesso dimmi... Si è aperta? No. Si è aperta. Ok. E mo? Vai attento. Sto guardando il centro del muro. Ma dici che spiroetta? Se no, io non ti posso aiutare perché sono proprio dall'altra parte della stanza. Cioè, fuori. No, paura. Aspetto che ritorni. Ok, grazie per farmi luce, vecchio del cazzo. Sei nella stanza. Sei nei... Dove sono dietro di lui, aspetta. E allora aspetta, apro la tua. Apri. E apro l'uscita. Ok. Chiudila. Chiudila. Ok. Cazzo, non corriamo. No, per sicurezza camminiamo. Stai fermo. Non si sa mai. Sento ansimare. No, ti prego, non mettermi un nemico qua. Dire. Qui non c'è. Ok, qui per ora non ce n'è. Ci sei? Sì.
Non sento ansimare, eh? Neanch'io. Beh, non esultiamo, per carità. Guarda che ne sbuca uno, eh? Non dire. Guardalo. No. Oh, è fatta. Comunque non corre. Guarda che corro. In attesa di Luisa. Sono Luisa. Ok. Ma ce n'erano? Oh. Che questi versi? Che paura. Non lo so. Non lo so. Porca miseria, che merda sto enigma, madonna mia, cazzo, che immondizia. Foto finish. Sì. Abbiamo, ce ne mancano due. Sì, 7 minuti per vedere dove l'altro, più che... secondo me c'era una porta qua. Prima, sì, c'era una porta su. Cazzo. Mamma che rischio, eh. Un enigma live. È bello che abbiamo usato una guida, ma comunque non si vedeva un cazzo. No, infatti, guida. Quindi siamo imbattuti, eh. No, no, ma ce n'era un'altra. Ah, no, non per di qua. Dall'altra, allora, da dove... Ma non possiamo fare tutto il giro del cazzo, facciamo prima di là. Andiamo solo dove, così. Sì, secondo me è quella dopo il lungo corridoio dove bisogna accucciarsi. Ah, possibile, sì. Oh, questa... Questa? No, aspetta, che cos'è qui? Che cazzo è? Ah, no, questa è la libreria, quella l'abbiamo già fatta, questa. Sì, 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 l'abbiamo già fatta. No, no, sempre di sopra, di qua. Una live di enigma. E pensate che il primo live ne abbiamo fatti 3. Adesso siamo al pelo, una live di enigma, è proprio là soffio. Ok, di qua ce n'era una. No, no, aspetta, su di qui, guarda, di qui. E in fondo al corridoio dove... Eccola, è lei. Si è aperta, sì, è lei. È lei. Subito così. Porca troia. Ok, si è aperta la porta. Porca troia. No. Ah, ma è proprio... Questo è già da prima. Vieni. Cos'è? Quindi... Puoi salire? Aspetta, no. Mettiti sopra. Io non vedo nulla. No. Esci. Ti faccio da catapulta così. Oh no. Non devo credo. Proprio andare via io. Apri. Una rosa. E non hai aperto. Ok. Molla. No, non è. È morto, ho sentito un rumore terribile. Aspetta, io sono passato. Aspetta un attimo. Ho aperto? Ah, no. Riprova? No, ok. Perché c'è un tasto. Aspetta, provo a salire. Perché qua c'è tutto una struttura. Sì, probabilmente questa qui è per tornare indietro, questa botola. È il finale. Ti sento camminare. No. Ok, ci sono dei tubi. Ma trovami il pulsante, come... Ho aperto? No. Okay. Ho sentito aprire una porta, ma non era. Giuro, è pieno... Ma in realtà non è neanche così complessa come struttura. Però ci sono dei tubi diventato Half-Life. Bellissimo. Dato c'è del fuoco, forse posso morire? No. Del fuoco, ho camminato su una grata piena di fuoco, io te lo dico. Non so cosa sia successo. Ok. Non è che vi dovete dividere? E dove vado no, io? No, sai qual è la cosa buffa? È che non c'è l'oggetto. Non c'è l'oggetto, secondo gatto. Me non trovi... Fai andare me, torna un attimino indietro. No, aspetta, sto... Ecco, vedo una luce rossa. Eccolo qua l'oggetto. Ma non puoi raccogliere senza di me. E come cazzo ti faccio entrare? È quello il problema. Oddio, ci sono gli specchi, gatto, che paura. Tu non hai idea, sembra che si muova tutto. Sto facendo un giro bestia, aspetta che forse... Come nei migliori horror, dividiamoci! E noi pensavamo fosse un horror questo gioco qua, eh. Gatto, ma ci saremmo aspettati. Sì. Ti ricordi che c'era... Praticamente io sono rientrato nella casa adesso. Da una porta. Com'è? Non so come spiegare. Perché dobbiamo farlo al contrario, gatto. Mi sa che siamo arrivati dall'uscita. Io te lo dico. Ma non è possibile perché aspetta, è sempre stata la ricordi... porta. Aspetta. No, ce n'è un'altra che era chiusa. Ti ricordi okay. Il punto? Devi arrivarci tu. Vieni, torna indietro. Eccoti. Sì, che cazzo qua. Eri? Scusami. Era la porta, ero. Vedi, questa qui si è aperta. Ah, si è aperta. E l'oggetto ah, è qui. Ah, se ne sono aperte due qui. L'oggetto è qua. Who's the handsomest of them all? Proviamo. Il più figo del reame, addirittura così. C'è lo specchio, guarda, lo vedo dal riflesso. Ciao. Mi spoilero il suggerimento e chiudiamo.
Usa i riflessi dello specchio, usa la torcia. Sì. Dici che lo specchio... No, la torcia agra? È probabile. No, agra con rimbalzo? Credo di sì. Vai. No. E allora andiamo via. Forse usa il vetro per vedere se lui è girato. Buonasera. Ecco. Ho aperto la porta, era lì. Vabbè, vabbè. Andremo in esplorazione settimana prossima. Adesso okay. sono cotto. Dio mio. Mamma mia. Ragazzuoli, io ringrazio Karim, come sempre, per la compagnia. Voi, anch'egli sì, come sempre, per donazioni super e sub. Cosa? Stai buono. Che fa? Il fiatone. Cioè, come è terribile, è stato difficilissimo. È stato terribile, tutto. Sì. Grazie a Gabriel che vi ha ringraziati tutti. E buonanotte, ci vediamo domani con le costruzioni. Mi è caduto questo. Lego? No, un Transformers. Ah. Che mi ha regalato Gabriel. Ah. E buonanotte. Ciao.